Ti senti pronto per questo brief? Sì. Secondo me non lo sei. Perché? Qui faccio io le domande, ok? Quindi diciamo il tuo progetto non verrà messo a fianco a quello degli altri perché sono, diciamo, no, diversi? Saranno tutti diversi. Ah, ok. Meno male che non lo fanno perché è un po' bruttino, devo essere sincero. Quindi forse è meglio se... Ecco. Lo so. Non ti vedo entusiasta, puoi dirmi perché? Perché domani avremo un esame e diciamo che ho tanto da finire. Se mi paghi, non metterò questa parte nell'intervista. Se mi pagheranno un giorno per qualcosa, forse te li darò. Bene, non vedrò mai questi soldi, fantastico. Mi raccomando, in bocca al lupo, non penso andrà bene, però comunque batti il 5. Grazie mille. Abbiamo presentato dei cocktail classici italiani. Perché la parola è inglese per chiamare dei cocktail italiani? Qual è il tuo concept e che cosa stai portando avanti? La casa sull'albero di Adventure Time. È un cartone da esatto. Cocktail sta comunque a descrivere quello che è una bevanda alcolica. In una scuola vi permettono di parlare di alcol? Perché lo hai fatto? Mi piaceva un sacco e poi aveva tanti elementi in cui mi potevo allenare sulla modellazione. Ok, sono d'accordo, hai fatto una scelta molto intelligente. Grazie. Ero sarcastico. Immaginavo. Il mio locale si chiama Sapido, prende spunto da Sadico. Personalmente mi sento un po' spaventato all'idea di doverci entrare, sapendo la storia del nome. Mm-hmm. Però non te ne pentirai. Sembri piuttosto sadico in questo momento. Il naming che hai dato a questo locale si chiama Cin Burger e sa significare il cin cin del classico acronimo italiano e burger dell'hamburger. Però qui vedo un insieme di culture che tutto guardano tranne che all'italianità, considerato che cin cin viene in realtà dal cinese ed è stato trasportato. Che voto pensi che prenderai? Okay. Basso, si spera basso. Anche se questo esame non lo passerai, il prossimo andrai meglio. Perfetto, grazie. Ciao.